Ieri, davanti ai calorosissimi ultras giallorossi, si è tenuta la conferenza stampa della SD Città di Massafra, in cui è stato ufficializzato il salto di categoria in eccellenza, grazie al forte impegno del presidente Fernando Rubino e di tutta la società. Presidente Rubino, Massafra ritrova l'eccellenza. Beh, diciamo che ci voleva dopo tanti anni, dopo tante critiche che tra l'altro anche questa società stessa ha avuto perché la prima categoria ci andava a stretti, adesso abbiamo raggiunto questo obiettivo non con una vittoria sul campo ma con l'acquisizione di un titolo, col titolo della Fortis Aldamura, però diciamo che è un obiettivo raggiunto. Cosa bolle in pentola per quanto riguarda la prossima stagione? Adesso si attende intanto la delibera da parte della Federazione Italiana di Gioco Calcio, del Comitato Regionale, affinché questo che è stato finora un passaggio, un'acquisizione di titolo, possa essere ratificato. Certo. Credo che è una notizia che arriverà la prossima settimana, al massimo 10 giorni avremo questa notizia ufficiale. E comunque, al di là di tutto, noi, come anche ha detto il direttore generale, siamo andati oltre, cioè nel senso che abbiamo già individuato alcune figure, già la prossima settimana andremo a presentare il direttore sportivo e poi subito dopo il nuovo allenatore. Qualche anticipazione sull'allenatore, il direttore sportivo, chi arriverà a Massafra? Beh, diciamo che non vorrei fare dei nomi perché aspettiamo che venga fatto il matrimonio con noi e il direttore sportivo e poi dopo facciamo il nome della persona senza dire nomi che poi magari non corrispondono a verità. E comunque le indicazioni sono quelle anche di allestire una squadra degna della nostra città che ci possa far sorridere ed essere allegri la domenica per una salvezza tranquilla e da raggiungere quanto prima. Per quanto riguarda il campionato d'eccellenza, Massafra dovrà affrontare una serie di problemi, soprattutto a livello logistico. Inizialmente non si potrà giocare allo Stadio Italia e questo rappresenterà un forte handicap. Come soccombere a questa emergenza? Purtroppo questo sì, avevamo già messo a preventivo che sarà un problema grosso, però abbiamo individuato per il momento come stadio per le partite domenicali Mottola, mentre per quanto riguarda gli allenamenti anche lo stadio di Castellaneta Marina. Eventualmente abbiamo anche pensato che nel caso ritardino i lavori della consegna dello Stadio Italia e ci saranno nel frattempo partite con squadre importanti che portano a seguito numerosi tifosi, magari chiederemo il supporto per lo stadio di Castellaneta, che magari è più indicato ad avere un numero di tifosi più importante. Per gare di cartello, per esempio. Perfetto. Non lo so, potrebbe essere una gara di cartello tipo quella Coltrani, perché abbiamo notizie che sta allestendo una squadra di molto importante. O il derby col Martina. O può essere anche il derby con Martina, perché no, voglio dire, o può essere anche col Barletta, voglio dire, parliamo di città importanti, di città di oltre 100.000 abitanti. Chi ha vinto qualche anno fa un campionato di eccellenza a Massafra, naturalmente sul campo, agli spareggi contro lo Stuni in quel di Grottaglie, è Pino Di Fino. Ritornato da qualche anno nel ruolo di direttore generale del Massafra, un Massafra che aveva fame di calcio, calcio importante, quest'anno lo ritrova, ritrova il campionato d'eccellenza, la massima divisione regionale. Sotto quali auspici? Allora, l'auspicio è sicuramente quello di ben figurare nelle enormi difficoltà legate sicuramente al periodo storico e anche alle contingenze qui in città per quanto attiene il rifacimento dello Stadio Italia. Cercheremo di essere ancora più forti di questi problemi e
cercare di ben figurare in questo campionato che ormai da qualche anno è veramente la Serie A del calcio dilettantistico a livello regionale. Realtà importanti che verranno a farci visita e noi saremo ben lieti di portare anche il nome di Massafra in delle realtà cittadine importanti, quale può essere Trani, Barletta, Martina Franca, la stessa Gallipoli e tante altre squadre, compagini, che faranno parte del girone unico di eccellenza pugliese. Il nostro auspicio è quello di ben figurare, di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per mantenere la categoria in attesa sicuramente di momenti più propizi per poter fare qualcosa di più interessante, nella speranza ovviamente che la città tutta nelle sue componenti politiche, imprenditoriali e sociali possa fare con noi sistema, gruppo, per essere uniti in un unico corpo. Un grande regalo agli sportivi massafresi e non solo, per un territorio che naturalmente abbraccia tantissimi appassionati di calcio. E il campionato d'eccellenza per Massafra e il suo Interland rappresenta davvero un qualcosa di importante. Avete fatto, come dicevo, un grande regalo alla città. Sì, io ci tengo a sottolineare che insieme al Fernando e a tutti gli altri amici possiamo dire tranquillamente che abbiamo fatto un regalo alla città. È un regalo importante per come è arrivato e per quando è arrivato, cioè in un momento particolare in cui, voglio dire, sono poche le certezze. Noi ci siamo guardati negli occhi nel momento in cui in pieno lockdown è venuto fuori il contatto e abbiamo deciso di perseguirlo. Quindi io, come ho detto prima al sindaco, vorrei che ci fosse riconoscenza nei nostri confronti, perché come magari si è provveduto a sanificare le strade durante la pandemia, come si è provveduto ad altre iniziative per la città, per noi che siamo gente di sport, gente di calcio, e proprio da questo abbiamo voluto ripartire, ecco, vorrei che ci fosse riconosciuto, come dici tu, questo regalo, perché è un momento in cui la città deve ripartire. E come meglio non farlo ripartendo proprio dall'eccellenza, che ripeto è una vetrina importantissima, e sono sicuro che Massafra ben figurerà. Squadra, tifosi, imprenditori, sì. Serve un gioco appunto comune, tutti quanti insieme per portare avanti questo nuovo progetto. Sì, assolutamente, è quello che noi auspichiamo, perché l'impegno che verrà profuso è altissimo, cioè non è assolutamente paragonabile a quello che era la prima categoria, per una questione economica, per una questione tecnica, per una questione logistica. Quindi sicuramente più soggetti e più figure dovranno per forza di cose affiancarci per organizzare al meglio tutto il movimento che ci accompagnerà durante la settimana. E in primis mi auguro che la città, nelle sue componenti più importanti, quali sono appunto quelle imprenditoriali, possa rispondere e affiancarci in questo percorso, perché secondo me il vantaggio di vivere questa esperienza è un vantaggio che deve accomunare tutti, e noi dobbiamo cercare di sfruttarlo tutti quanti al 100%.